Non può essere multato il conducente che utilizza un veicolo sottoposto a sequestro fiscale, a maggior ragione se neppure ne è stato informato. Lo stabilisce il Ministero dell'Interno e lo ha ribadito il giudice di pace di Prato, che ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro la sanzione ricevuta dalla Polizia Municipale, che durante le verifiche sui documenti della macchina fermata per un normale controllo aveva accertato la presenza delle cosiddette ganasce fiscali, di cui il proprietario è stato poi accertato, non aveva neppure mai avuto notizia. Un blocco che, a differenza del fermo amministrativo, non prevede la nomina di un custode al quale addebitare eventuali illeciti commessi con il veicolo, come appunto la circolazione. Una vittoria che all'uomo ha evitato il pagamento di quasi 4.000 euro. Multato, l'uomo presenta ricorso alla prefettura, che però lo respinge, e così la sanzione iniziale di 1.988 euro per aver circolato con la macchina su cui pendeva il sequestro fiscale imposto da Sori per il mancato pagamento di alcune tasse diventa di 3.991 euro. L'ordinanza della prefettura finisce davanti al giudice di pace, che accoglie l'opposizione sottolineando la lacuna del codice della strada che, di fatto, non prevedendo la nomina di un custode per il veicolo sottoposto a fermo fiscale, esclude sanzioni per chiunque venga trovato al volante. Un conto è il fermo amministrativo, un conto quello fiscale, che viene imposto al contribuente che non è in pari con tasse e tariffe e che viene colpito con provvedimenti di blocco sulle proprietà, in questo caso la macchina, ma senza che venga nominato un custode che risponda in tutto e per tutto dell'uso di quel bene.